Hola, hola a tutti fanciulli e fanciulle e benvenuti e benvenute in un mio nuovo video. Secondo video che sto girando in questa giornata, in questo pomeriggio domenicale. Oggi è domenica. Che giorno è oggi? 19 dicembre, quindi siamo a ridosso del Natale. Non so quando caricherò questo video. Ho appena terminato di girare il video dei prodotti finiti per la cura del bucato e della casa, che è un video abbastanza impegnativo, ma oggi sono bella carica. Perché? Per chi non avesse visto l'altro video, che vi ho appena testé menzionato, finalmente ho acquistato il nuovo cellulare e quindi finalmente sono libera di girare quando ho voglia di girare video e non quando devo girare video perché ho a disposizione cellulare di figliozzo e maritozzo. Quindi oggi sono particolarmente gasata e questa sera avrò anche la diretta, quella che facciamo tutte le domeniche, alle quali tra l'altro peraltro vi invito a partecipare. La lascerò poi, le lascio comunque che, cioè, domani pioverà, non riesco più a parlare, ma ho parlato per quasi un'ora, quindi sono un pochino, non stanca, ma sapete che io chiacchiero proprio a manetta, quindi non mi stanco mai di chiacchierare, ma insomma, fatico un pochino a carburare, quindi adesso mi riprendo. Tranquille che ce la faremo e quindi la domenica sera facciamo la diretta qui su YouTube. Vi invito sempre a partecipare perché non abbiamo un argomento in particolare, ma andiamo avanti in base a quello che viene fuori ogni sera, ogni domenica sera. E sono delle dirette, a mio avviso, molto piacevoli, molto rilassanti. Si parla di un po' di tutto, c'è veramente un bellissimo scambio. Ricordo a tutti coloro e tutte coloro che magari non vedessero assiduamente i miei video, che il venerdì sera abbiamo creato un gruppo Telegram. Dico abbiamo perché l'ho fatto insieme al mio fedele nipotozzo Davidino. Abbiamo creato un gruppo Telegram di lettura. Perché gruppo Telegram? Perché non la facciamo più qui su YouTube? Perché qui su YouTube abbiamo il problema del copyright, quindi non potevo lasciare il video online, mentre su Telegram questo problema non c'è, essendo comunque un gruppo chiuso, ok? Quindi mi devo assolutamente ricordare di lasciarvi il link qui sotto, lo troverete tra i commenti qui sotto, per accedere al gruppo Telegram, perché si entra solo tramite invito. Quindi se avete piacere di assistere, di vedere, insomma, di partecipare a queste dirette di lettura, scegliamo un libro e lo leggiamo ogni venerdì sera, quindi fino a che non finisce. È un gruppo molto tranquillo, non si è obbligati a postare nulla, a scrivere nulla, è semplicemente la condivisione di un piacere comune, ecco, che è quello di leggere, quindi di riprendere un po' per tutti, per chi avesse un po' interrotto questa abitudine, no? Di riprendere un pochino a leggere. Lo facciamo insieme. È molto bello anche perché su Telegram si può interagire con i messaggi vocali, quindi non sarete obbligati solo a scrivere o limitati solo a scrivere, ma potrete anche interagire con la voce, quindi non vi vedrete, ma se volete, potete anche non vedervi, oscurate la vostra videocamera, ma potete interagire lasciando anche dei commenti vocali e potete interagire in diretta con me, con noi, perché poi c'è anche Davidino. Ovviamente scusatemi se faccio questo lavoro, ma ovviamente Rossetto, vabbè. Sui denti, me lo sento sempre. Detto questo, io mi sembra di avervi detto più o meno tutto. Sì, come ho già detto nell'altro video, io ragazzi sono un pochino Grinch sotto Natale, quindi sul mio canale sapete non vedrete contenuti natalizi, l'ho già detto nell'altro video, quindi Vlogmas, alberi di Natale, regali, renne, slitte, elfi, no, spero insomma che per voi non faccia la differenza. Qualora non aveste piacere di guardare video non inerenti a Natale in questo periodo, va benissimo, ci ritroviamo dopo le feste, massima libertà. Allora, andiamo al clou del video, all'oggetto di questo video e
po' di make-up smaltito, lo avete letto dal titolo, l'ho messo in queste bustine di Shein, ragazzi, che sono di una comodità pazzesca, ci si può mettere là qualunque. E ho deciso di fare un video a parte per i prodotti finiti, per i prodotti di trucco e di make-up, proprio perché ne ho smaltiti e declatterati diversi e ci tenevo a farne un video a parte. Quindi direi di partire. Vado, pesco ovviamente random. Allora, vi dirò ovviamente se sono prodotti terminati o prodotti declatterati, smaltiti, insomma. Terminato, io e la Vivianozza, più che altro la Vivianozza, ha terminato questo mascara di Astra, il Subliminal Volume Mascara 2.0, qui lo chiama Maxi Volume. Allora, lui, questo mascara qui, con il quale la Vivianozza si trova benissimo. In realtà non è stato un mascara malaccio nemmeno per me. Lo scovolino è in setole, è uno scovolino in setole, conico, vedete? È conico. È buono, è un buon prodotto. Le mie ciglia hanno bisogno di una struttura, di un mascara che vada un po' a ricostruire la struttura. E questo diciamo che sulle mie ciglia non aveva un effetto malvagio. Sulle ciglia della Vivianozza, che sono folte e lunghe, ragazzi, cioè delle ciglia da urlo, da paura, ma è un ottimo mascara. Quindi, anche se non avete delle ciglia stratosferiche, è sicuramente un mascara che vi dà volume. Questo lo devo dire. Buono, anche perché le setoline sono piuttosto fitte. Non so se riuscite a vederlo, ma penso di sì. E quindi il prodotto va proprio ad abbracciare bene tutte quante le ciglia. Per me è un prodotto promosso, e tra l'altro costa pochissimo, se non erro 5 euro e qualcosa. Non vorrei dirvi una cavolata, ma è un prodotto Astra, fantastico, quindi è un prodotto promosso. Un altro mascara super promosso che ha utilizzato la Vivianozza è l'Ultratech Volume and Curl Mascara di Kiko, eccolo qua, qui dice volume e curvatura. Questo alla Vivianozza è piaciuto molto. Ed ha questo scovolino un po' particolare, vedete, un pochino tozzo, 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 ricurvo, quindi vedete un po' a barchetta così, che ha delle setoline più corte nella parte, diciamo, convessa e più lunghe nella parte concava. L'unico problema di questo mascara è che si appallottola facilmente, tende ad appallottolarsi facilmente, a seccarsi facilmente, quindi è diventato molto pastoso, in realtà è finito, non ce n'è più, però dovete essere un pochino bravi a ripulire un pochino lo scovolino sulla base. Infatti, se vedete, è abbastanza zozzo, vedete? Tende un pochino a sporcarsi, però a livello di performance, diciamo, sulle ciglia, a Viviana è piaciuto molto. Per le mie ciglia non saprei dirvi perché non utilizzo questa tipologia di mascara da una vita. Ma sapete che le mie ciglia hanno bisogno proprio di essere lavorate parecchio. Un mascara che invece boccio, boccio, boccio è l'XX Lash Curl Black Mascara di Astra. Se tanto ci è piaciuto quello rosso, quello Maxi Volume, allo stesso modo dobbiamo bocciare assolutamente questo. Scovolino anche qui in setole, ricurvo, vedete, a banana, chiamiamolo a banana. Vabbè, ora è anche zozzo alla base, quindi va un pochino ripulito. Ma a parte questo, questa è niente, c'è parente. Infatti, qui ci sarebbe ancora del prodotto, peraltro buono ancora, quindi non è un prodotto andato a male assolutamente. Ma no, decisamente no. Per le ciglia superiori, ve lo faccio vedere meglio, eccolo lui. Per le ciglia superiori, bocciato. Per le ciglia inferiori tendeva a fare i grumi, per cui è un mascara proprio no. E tra l'altro non è piaciuto nemmeno a Viviana, perché mi ha detto: mamma, metterlo o non metterlo è praticamente equivale alla stessa cosa. E tenete presente appunto che sulle ciglia della Vivianozza anche il mascara più sfigato comunque produce degli effetti, quindi questo proprio no, bocciato. Ho terminato sempre di Astra, non è un video sponsorizzato da Astra, ragazzi, è che a me i prodotti Astra piacciono molto e mi piace anche provarli. Ho terminato questo Cult Stick
Water Resistant Eyeshadow di Astra. Questo è un prodotto che ho acquistato io, numero 04, eccolo, vedete? È questo ombretto in, ecco, scusate, che bello, è anche volato fuori, ma è terminato assolutamente. Mi è rimasta, vedete, questa piccola puntina che però, una volta che voi andate a girare, ecco, adesso sta alla massima, vedete, gira al contrario e si chiude, alla massima erogazione, alla massima apertura, diciamo, vedete, non si può più prelevare prodotto, è finito. E, ragazzi, mi è piaciuto, cioè è un ombretto in crema, vediamo se riesco a farvi vedere un pochino il colore, sì, forse ancora poco poco si vede, è questo colore bronzato che però, aspettate, ve lo metto qua, vediamo se ci riesco. Ecco, forse qui è un pochino meglio. Ok, eccolo qua. È questo ombretto, sì, decisamente meglio rispetto a qui. È questo ombretto bronzato che io ho utilizzato come base sulla quale poi andare ad applicare degli ombretti più o meno dello stesso colore. Allora, vi posso assicurare e garantire che anche solo con questo prodotto, senza aggiungere altro, mettendo sempre un primer, perché io sempre metto il primer, l'ombretto si fissava, si asciugava e rimaneva lì tutto il giorno. Per avere un effetto un pochino più brillante, diciamo, io vado poi sempre a mettere un altro prodotto in polvere sopra, un altro ombretto. C'aveva un po' di troppo prodotto sopra. Eccolo qua. Ragazzi, a me è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto tanto, sta lì, si fissa, si spande, si sfuma benissimo, proprio bene, 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 bene. E che dire, per me è un prodotto promosso. Non ne ho sentito parlare molto bene, sinceramente, però per quello che mi riguarda è un prodotto promosso. Fa il suo lavoro, non mi ha dato problemi di prurito, non fa l'effetto cartapecora sull'occhio e tenete presente che io ho una palpebra comunque age, e che dire, promosso, mi è piaciuto tantissimo, costa veramente poco, lo potrei probabilmente anche riacquistare e mi piacerebbe anche provare i suoi fratellini perché so che ci sono in diverse colorazioni da utilizzare un po' come facevo con quelli di Kiko, vi ricordate i long lasting di Kiko, come base cremosa sulla quale andare poi ad applicare degli ombretti dello stesso colore che vanno un pochino magari enfatizzati. Buono, 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 buono. A me è piaciuto, torno a ripetere, ecco, si sta anche fissando. Tra l'altro, quando lo fissate, lo levate solo, guardate adesso, adesso farò una bella figuraccia, guardate, vedete, io sto pigiando, vedete? Questo è sporco di mascara e non c'entra niente. Ecco, una volta che si fissa, non si toglie assolutamente. Quindi per me è un promosso. Ho terminato questa meraviglia, la Long Lasting Eye Pencil di Essence, la Black Fever, quindi la numero 1 dovrebbe essere la 01 Black Fever, che è questa matita di Essence, Kajal, chiamatelo come vi pare. Ragazzi, fantastica. Sentite? Ecco, è arrivata proprio al limite, non riesco più a utilizzarla, è terminata praticamente. E che dire, è diventata la mia matita da interno occhio e volendo ci vado anche a riempire i buchini quando metto l'eyeliner che magari mi rimane qualche punto nel quale non l'ho passato troppo bene. E a me piace tanto, ragazzi, è fantastica, dura tante, 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 tante ore. Anche durante questo periodo invernale, nel quale comunque gli occhi tendono a lacrimare, perlomeno i miei, un pochino di più, può leggermente, leggermente perdere l'intensità del colore, ma non va via a macchie, rimane lì. Vi dico che quando mi strucco devo usare anche un pochino il cotton fioc perché veramente è una bomba. Costa una cavolata questa matita, un poco meno di 2 euro se non dico una cavolata. Ragazzi, io l'adoro, ne ho già un'altra di riserva. Fantastica. Io trovo lo stand di Essence da Tigotà, quindi le prendo da Tigotà. Prossimo
Prodotti declatterati, al momento vi faccio vedere questi due e sono due blush aranciati che non incontrano più il mio gusto, questi due in particolare. Sono delle texture vecchie e ora ovviamente ci sono stati dei miglioramenti, per quanto questo lo appoggio un attimo qui, o ci sono stati tanti miglioramenti nel corso degli anni per quanto riguarda la texture delle polveri, e ora ci sono delle polveri stratosferiche, parlo anche di prodotti low cost, ma si vede proprio che sono dei prodotti datati, perché la polvere di questi due blush è una polvere piuttosto grossolana. Stringiamo, di che stiamo parlando? Stiamo parlando di un blush di Catrice, il Defining Blush, guardate un po', questo è il famoso Love and Peach, lo 030 Love and Peach, che comprai secoli fa. Questo blush avrà, penso, neanche puzza ancora, penso che avrà minimo 6 anni, 7 anni, ma è stato utilizzato tra l'altro anche poco perché lo utilizzavo prevalentemente durante la stagione estiva. Questo è il colore, un colore che decisamente non è più nelle mie corde. Vedete, è un colore matte, completamente matte. Sì, assolutamente matte, ma è un colore secondo me non adatto proprio, ma neanche alla mia età, perché poi alla fine non è una questione di età, ma proprio, cioè, non mi ci vedo più con un colore così tipo Barbie. E tra l'altro è anche un prodotto ormai vecchio, ma davvero vecchio, per cui sta lì, giace lì inutilizzato. La Vivianozza non è da blush, è comunque un prodotto talmente vecchio che ho deciso di cestinare. Stesso identico discorso, il Blush Up Powder Blush di Essence. Ve lo ricordate? Ve la ricordate questa linea di blush? C'era sia nella versione più rosata che nella versione più aranciata. Anche questo è un prodotto che, mamma mia, ci avrà 6.000 anni. Non vi saprei nemmeno dire il numero perché ovviamente questi intelligentoni ci hanno messo sopra la bella pecettina in italiano. Ma comunque, guardate, c'erano due, chi se li ricorda di voi, tra voi, c'erano due versioni di questo blush. Ce n'era una versione un po' più fucsia, diciamo, sui toni del fucsia, del rosa del fucsia, e poi c'era questa qui. Questa era molto carina come idea perché era, vedete, digradante, quindi si partiva da un arancio fino ad arrivare a uno pseudo rosa aranciato e presi nell'insieme non erano neanche male. La polvere era anche una polvere abbastanza sottile, ma raga, anche no, questo sarebbe, questo era quello di Catrice e questo è quello di Essence. Insomma, dove vado io con questi colori, ragazzi, a fare Heidi? Ora, vabbè, è vero che ne ho messo tantissimo. Questo, a differenza di quello di Catrice, è un pochino più satinato. Questo è quello di Essence e questo è quello di Catrice. Sicuramente tra i due preferisco questo, ma cioè, non mi ci vedrei proprio più con questi colori. Anche questo ha 14.000 anni, per cui no, basta, via. È inutile tenere le cose lì se poi non le utilizziamo. Adesso sono tutta bella zozza, che bello. Nel frattempo vorrei farvi vedere come questo ombretto si sia asciugato. Guardate, ora ho le dita sporche di altro, ma guardate, vedete? Si è fissato e non si leva. Ragazzi, io credo proprio che me li prenderò anche in altri colori. Devo solo andare a vedere quali colori siano, perché non me lo ricordo. Terminato uno dei miei must have, è diventato questo correttore sempre di Astra, sembra un video monotematico, ma questo a dimostrazione che le cose che acquisto le utilizzo. Long Stay Concealer, quindi correttore lunga tenuta, SPF 15, questo è nella colorazione 0, 04, eccolo qui. Questa è la colorazione proprio perfetta per me, è lo stesso che indosso anche, scusatemi se ogni tanto guardo lì, è lo stesso che indosso anche oggi e questo è proprio quello perfetto per la mia colorazione. Vedete, è ovviamente terminato, non si acchiappa più niente, ma niente c'è. Io poi lo metto alla fine a testa in giù, cercando di tirare fuori il possibile. Questa è la colorazione
colorazione, eccolo, riesco ancora, lo vedete, è qui, ovviamente adesso non l'ho sfumato, è un ottimo correttore, non mi va nelle pieghe, non mi crea l'effetto rughe da vecchia, sta lì fisso dalla mattina alla sera. Io lo fisso sempre con una cipria di queste bianche, che adesso vi farò vedere, perché ne ho terminata una. Raga, è un prodotto fantastico. Io mi, sapete, lo dico sempre, lo ricordo sempre che mi trucco al mattino molto presto, mi strucco la sera molto tardi e che vi devo dire? Cioè, sta lì, non si muove, si fonde bene. Adesso ho fatto proprio una cavolata perché l'ho fatto diventare rosa perché l'ho sporcato col dito, l'ho steso col dito che era sporco di blush, vabbè, tipico della Robby. Comunque, fantastico. La Vivianozza utilizza lo 02 perché lei ha una carnagione molto più chiara della mia. 02/03, diciamo che lo 02 è proprio quello per la sua, per il suo incarnato. Io alterno 04 e 03, mi trovo bene con entrambi, ma questo secondo me è proprio quello preciso, proprio giusto, giusto, giusto per me. E che vi dicevo, ecco, in genere metto, diciamo, tampono poi con un pennellino, lo fisso con queste polveri qui. In questo caso ho terminato questa di Debbie, la Powder Experience Matte and Fix Powder, che c'ha questo, boh, non lo so, questa è la, niente, non ha un numero, non ha un colore, ecco, è uscita un po' di polvere, ma è completamente terminata. La cipria, quella bianca, che va, con la quale vado a fissare sia il fondotinta, che appunto il correttore, e la utilizzo anche per andare a tamponare il primer, quindi per andare a fissare il primer sull'occhio. Buona, questa di Debbie mi piace tantissimo, credo che sia la terza confezione che termino, la seconda sicuro, ma credo addirittura la terza confezione che termino di questa polvere. Adesso ne sto utilizzando una di Kiko, ne ho altre due da utilizzare, insomma, per cui al momento non l'acquisterò, ma questa mi piace veramente tanto e costa, mi sembra, 4 euro e qualcosa, costa veramente veramente poco, molto molto valida. Terminata, adesso ce la posso fare, terminata. Adesso vi faccio vedere, vedete, si è completamente spaccata quella che è rimasta, quindi devo chiudere, però ecco, ve la faccio vedere così, è veramente terminata, la vedete. Ho terminato questa cipria compatta di Cost Make Up Italia. Purtroppo mi sono trovata benissimo con questa cipria, qui dice che è la numero 04, ora ovviamente il pack è sporchissimo e vecchio, ovviamente perché l'ho utilizzata per tanto tempo, mi è piaciuta tantissimo, l'ho utilizzata addirittura a mo' di fondotinta, diciamo, quando non volevo mettere il fondotinta e mi dava proprio l'effetto fondotinta, quindi la pelle proprio una pelle di porcellana, molto uniforme, bella, vellutata, setosa. Purtroppo il punto vendita Cost che avevo qui nel mio paese ha chiuso e non so dove altro poter andare a reperire i prodotti Cost. Credo che siano rivenduti anche dai cinesi. Non lo so, bisognerebbe guardare online e trovare un punto vendita di questi prodotti perché io in realtà ho provato pochissime cose, ma questa mi è piaciuta, questa cipria mi è piaciuta talmente tanto che l'avrei acquistata volentieri. Ma purtroppo non so più dove andarla a reperire. Dove trovate voi i prodotti Cost? Se qualcuno fra voi volesse essere così gentile da dirci dove, se e dove riesce ad acquistare ancora i prodotti Cost, ve ne saremmo veramente grati. Parlo anche a nome di altre ragazze o ragazzi che magari hanno l'esigenza di comprare questo prodotto. Declattero invece butto quindi questo Creamy Foundation, questo fondotinta di Debbie Matte and Perfect Oil Free SPF 15 nella colorazione 02. Qui si è cancellato tutto perché c'era come si dice, l'antitaccheggio di acqua e sapone, e vale a dire lui, questo fondotinta che non, sicuramente non si riuscirà a capire.